Per Suor Faustina il compito di giardiniera era una vera e propria sfida. Non sapeva nulla di giardinaggio, eppure aveva piena fiducia nel Signore e confidava nel suo aiuto. Dio l'avrebbe aiutata in questo nuovo incarico. Un frate missionario che faceva di professione il giardiniere l'aiutò a conoscere il nuovo mestiere. Suor Faustina imparò tutto alla perfezione, a tal punto che fu capace di creare una serra. Un giorno alcuni alti funzionari governativi vennero in visita nell'istituto. Una delle signore fece il seguente commento alla madre generale superiora Michela: "Ma qui voi, sorelle, avete una giardiniera che è una specialista." Suor Faustina era disponibile anche a dare aiuto in cucina alla sua amica Suor Giustina. Un giorno Suor Faustina si ritrovò sola a gestire tutti i mestieri della cucina, poiché Suor Giustina fu inviata in città per sbrigare alcune faccende. Quando Suor Giustina ritornò in convento, trovò sorpresa che tutti i lavori erano stati ultimati e che la cucina era pulitissima. Suor Faustina era lì in una panchina a riposarsi. "Com'è possibile che hai fatto così presto a fare tutti i mestieri?" domandò la consorella. Suor Faustina rispose: "Mi hanno aiutato gli angeli. Abbiamo visto il rapporto della mistica con gli angeli nel frammento numero 33." E poi Santa Faustina vive altre sorprendenti visioni ed esperienze mistiche. Raccontiamo alcuni episodi interessanti, possiamo definire molto particolari. Il primo riguarda l'incontro con l'Immacolata Concezione, 15 agosto 1934, festa di Maria Assunta in cielo. Mentre pregava con fervore nella sua cella, la religiosa vide la Vergine di incomparabile bellezza che le disse: "Figlia mia, quello che ti chiedo è la preghiera e ancora una volta la preghiera per il mondo e in modo particolare per il tuo paese." Poi la Madonna chiede alla mistica di fare la comunione per 9 giorni consecutivi. Le chiede di unirsi strettamente al santo sacrificio della Santa Messa. Altre esperienze riguardano delle aggressioni dei demoni. Mentre sta andando alla sua cella, Suor Faustina si ritrovò circondata da un branco di cani neri che saltavano e ringhiavano nel tentativo di sbranarla. Capì all'istante che non erano cani, bensì demoni. Uno di loro disse incollerito: "Ti facciamo a pezzi!" Suor Faustina rispose: "Se questa è la volontà di Dio, fatemi a pezzi!" A queste parole i demoni fuggirono. Un altro episodio: Suor Faustina si ritrova nella sua cella, la sua stanza. Di colpo la sua camera si riempie di figure nere che schiumavano di collera e di odio nei suoi confronti. Suor Faustina disse: "E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi." E le figure fuggirono immediatamente. Abbiamo già affrontato, approfondito il tema dei demoni nel frammento numero 38. Un altro episodio che merita di essere citato è l'unico episodio in cui c'è un testimone che conferma le visioni mistiche di Santa Faustina. Venerdì 26 ottobre 1934. Suor Faustina e alcune studentesse sono all'aperto, stanno uscendo dal giardino per andare a cena. All'improvviso la suora vede Gesù, è identico a come le era apparso il 22 febbraio del 1931. Veste bianca con l'atto del benedire, i due raggi rosso e pallido che escono dal cuore del Signore che copriva la chiesetta e il convento e si diffondeva in tutta la città e nel mondo intero. La visione dura 4 minuti.
Ecco una studentessa di nome Imelda, che era in compagnia con le altre ragazze, vide i raggi. Non vede Gesù, ma vede questi strani raggi senza individuarne la fonte. Incapace di contenere l'emozione, incominciò a raccontare la cosa alle altre studentesse. Le compagne la derisero. Sarà un aereo, sarà un faro. Dopo cena, Imelda si avvicinò a Suor Faustina e chiese spiegazione dei raggi. La ragazza era sconvolta, non ne trovava pace. Eppure Suor Faustina, che non aveva il permesso di confidarle nulla, stette in silenzio. E poi Suor Faustina preferiva mantenere un profilo basso. La ragazza non si dette per vinta, continuò a parlare di quell'evento, a tal punto da attirare l'attenzione delle superiori che decisero di chiarire l'accaduto. 28 novembre 1934, Suor Faustina fu obbligata a fare una dichiarazione riguardo alla visione. La mistica raccontò dell'accaduto, della visione, della presenza di Cristo e dei raggi. Tutto fu posto per iscritto. Venne firmato dalla mistica, da una suora di nome Suor Taida, dalla giovane Imelda e autenticato da Suor Irene, la superiora del convento. Nel prossimo frammento approfondiamo il tema della sofferenza. Cosa significa soffrire per amore di Gesù? Pace e bene.